Siamo con Anna Pagano, che organizza il concorso internazionale Piero della Francesca, un concorso importante. Il nostro è un concorso che da quando è nato abbiamo sempre cercato di dare l'impronta di dare i premi e soprattutto di dare delle prospettive ai giovani che vengono a partecipare al nostro concorso. Cerchiamo di assicurare sempre una giuria di altissima qualità e quest'anno ovviamente non ci siamo risparmiati. Ci sono veramente delle persone, dei professionisti molto validi che osserveranno tutti i ragazzi e ci sono in palio dei premi molto molto importanti, sia per accessi in accademie italiane e estere e anche delle tappe per quello che potrà essere delle audizioni per poter andare a trovare anche degli ingaggi di lavoro. Tra l'altro in questo caso oggi verrà giudicato anche le varie coreografie che vengono fatte. Sì, assolutamente sì. C'è ovviamente, abbiamo 80 coreografie, abbiamo dovuto stoppare le iscrizioni, c'è tanta fame di esibizioni e di palcoscenico. Dopo 2 anni di stop, la danza probabilmente è tra le attività che ne ha risentito di più rispetto, sicuramente anche tutte le altre, ma la danza ha bisogno di un palcoscenico, ha bisogno di un teatro, quindi oggi vogliamo veramente godere di questa magia che finalmente si ritorna in teatro a ballare. Abbiamo visto all'ingresso l'entusiasmo, la passione. Assolutamente sì, ma la danza comunque è sicuramente la voglia di potersi esibire, ma noi offriamo anche la parte formativa, quindi stamattina ci sono state delle masterclass con alcuni maestri ospiti in giuria, quindi è tutto un percorso che serve a loro di formazione e soprattutto anche di nuovo entusiasmo che possano poi andare avanti nel loro percorso. Nascono i sogni migliori, anche a Cernobil ora crescono i fiori.